Dopo uno short listing iniziale, perché c'erano diverse decine di concorrenti, solamente alcuni hanno potuto accedere a tre prove scritte, tre prove di carattere professionale, seguite poi da un panel di preselezione. Dopodiché c'è stata una valutazione da parte di una società indipendente per le qualità manageriali e infine un colloquio con il direttore esecutivo di Europol. 57 anni, fino a ieri direttore del servizio di contrasto all'estremismo di matrice internazionale della polizia, dal 1° dicembre, a capo dell'antiterrorismo di Europol. Claudio Galzerano, il primo italiano nominato in una posizione tanto strategica, specialmente dopo gli attentati di Nizza e Vienna, un attestato europeo alla qualità dei nostri investigatori. Questa nomina arriva in un momento delicatissimo, perché abbiamo visto nelle ultime settimane una recrudescenza di fenomeni terroristici, magari meno eclatante rispetto al passato. 5 anni fa il Bataclan, adesso parliamo di lupi solitari, cani sciolti forse, però comunque altrettanto pericolosi. Sì, altrettanto pericolosi anche perché per noi l'asticella della prevenzione si è messa ancora più in alto. Siamo di fronte a una manifestazione di polverizzazione della minaccia, animata da una propaganda jihadista online che è capace di raggiungere a domicilio le singole persone che sono pronte a mobilitarsi. Quindi per noi è una sfida ancora più difficile. Prima di tutto bisogna essere sempre all'avanguardia delle tecnologie, c'è bisogno di uno scambio informativo fluido ed efficace e c'è bisogno di tanto dialogo, soprattutto con quelle comunità che possono veramente dare un grande contributo in chiave preventiva. L'ultima domanda, foreign fighters, da noi ce ne sono? Quanti ce ne sono? Ne abbiamo 144, gran parte di questi hanno perso la vita in quel teatro, altri sono rientrati ma sono stati tutti messi in condizioni di non nuocere o perché arrestati o perché si trovano in altri paesi europei ed altri ancora sono sotto stretta vigilanza da parte delle forze di polizia.